Cioè, amiche e amici, scopri i segnali di attrazione del linguaggio del corpo femminile, cioè cosa fa a livello non verbale una donna quando si sente attratta da un maschio. Quali sono i segnali che... Allora, i primi segnali che tende a emettere, diciamo, sono l'accarezzamento dei capelli in questo modo, cioè scoprendo l'orecchio. L'orecchio è un simbolo, diciamo, sessuale. Quando lo scopro è come se dicesse: te la do, te la voglio dare, insomma, sono disposto a dartela. Questo ovviamente se hai i capelli lunghi. Se non hai i capelli lunghi, se lo scopre lo stesso. Tende a fare questo movimento qua, come a scoprirselo, come a promuovere l'orecchio. E in questo modo diciamo che ti sta dicendo che è attratta da te e che vuole che, diciamo, inserisci un discorso profondo. Altro segnale di attrazione del linguaggio del corpo femminile, invece, scoprire, mettersi in questa posizione, scoprire i polsi. In questo modo, cioè tenere atteggiamenti, magari stendere il braccio davanti in questo modo, guardare così con i polsi scoperti. Perché il polso rappresenta anche qua un punto dove può essere afferrata, può essere tenuta durante l'amplesso, diciamo, messi proprio anche in questa posizione. Anche qua, diciamo, ti sta dichiarando che è molto attratta proprio fisicamente, diciamo, da te. Altri segnali che rimandano all'attrazione, il fatto che si senta attratta, è quello ad esempio di esibire, venire avanti ed esibire le parti del corpo, diciamo, zone erogene secondarie, quindi può essere il seno, possono essere le gambe, e quindi diciamo infilare e sfilare il piede dalla scarpa, che va a simulare praticamente anche qua un rapporto, diciamo, erotico. Quindi sono anche segnali importanti che vanno a, come dire, a certificare il fatto che è attratta da te. Ora, questo non significa che devi saltarle addosso subito, perché è la parte emotiva che è attratta, non è detto che la parte logica lo sia, quindi devi andare a dare ancora stimoli per riuscire a far sì che avvenga anche un coinvolgimento su un piano logico-razionale, perché la parte logica è un po' come la serva, però è quella serva rompicoglioni che se ti blocca non ti fa entrare in casa. Per cui devi agire in questo modo, insomma. E le probabilità che ci siano, diciamo, che ci sia successo quando hai ricevuto tutti questi segnali diventano molto, molto alte. L'importante è decodificarle in tempo reale, diciamo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!